Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi prepariamo insieme degli antipastini di Natale deliziosi con un impasto brioche salato. Prepara questo antipasto delizioso per le feste e farai un figurone. Vieni con me in cucina, facciamolo insieme. Per prima cosa metto 9 g di lievito fresco all'interno della terrina. Se usi quello secco ne userai 3 g. Aggiungo 125 g di latte, leggermente tiepido oppure a temperatura ambiente. Metto 15 g di zucchero, mescolo il tutto facendo sciogliere il lievito. Adesso aggiungo un uovo medio. Sbatto il tutto con la forchetta. Metto 300 g di farina zero. Io sto usando una farina zero con 12 g di proteine. Le proteine sono la forza della farina e le trovi scritte sulla confezione. Aggiungo la farina setacciandola. Metto la prima parte, poi mescolo facendola assorbire. A questo punto aggiungo 3 g di sale, continuo a mescolare e poi finisco di aggiungere tutta la farina setacciata. Impasto con le mani raccogliendo tutta la farina dal contenitore. Metto il composto sul piano di lavoro, lo lavoro brevemente. Se dovesse leggermente appiccicare, aiutati con uno spolvero di farina. Mi raccomando, però, uno spolvero. Allargo il panetto sul piano di lavoro ed inizio ad aggiungere il burro a temperatura ambiente. Sono 35 grammi. Ovviamente burro di qualità bavarese. Questo impasto puoi farlo tranquillamente con la planetaria. Una volta integrata la prima parte di burro, aggiungo il successivo e così via fino ad inserirlo tutto. Quando metti il burro, l'impasto si sfalda per poi ricompattarsi subito dopo quando lo lavori. Aiutati in questa fase con un tarocco. Non aggiungere farina perché tanto l'impasto tornerà elastico una volta assorbito il burro. Metto l'ultima parte di burro. Tutto il burro si è assorbito, ho ottenuto questo tipo di impasto bello, elastico. È abbastanza morbido. Formo un panetto, lo sistemo in una terrina, lo copro con della pellicola alimentare e aspetto il raddoppio del volume. Ecco l'impasto a volume raddoppiato. Rompo la lievitazione e lo dispongo sul piano di lavoro. Formo un filoncino di impasto. Lo divido in piccoli pezzi del peso di circa 25 grammi ciascuno. A questo punto formo delle palline facendole roteare sul piano di lavoro e senza stressare troppo l'impasto. Sistemo le palline d'impasto su un tagliere infarinato e prima di dargli la forma le lascio rilassare un po', coprendole con un canovaccio pulito. Le lascio rilassare per 20 minuti. Dopo 20 minuti, ecco, i miei panetti hanno nuovamente lievitato, posso creare le forme. Alcuni li schiaccio creando delle focaccine oppure delle pizzette. Ovviamente non li faccio esageratamente grandi. In alcuni pratico un foro al centro col beccuccio di un sac à poche oppure con un mini coppa pasta del diametro di 1 cm. Allargo leggermente. Altri posso lasciarli così, come dei mini panini.
ad altri gli do la forma ovale e poi li schiaccio al centro farcendoli successivamente. Vado a formare proprio delle barchette e procedo in questo modo fino a formarli tutti. Io ho fatto questi mini antipastini del peso di 25 grammi, ma volendo puoi farli anche più piccoli. Come sempre trovi gli ingredienti scritti nell'info box sotto il video, nel blog e anche nel primo commento sotto il video. Sistemo le brioscine salate su una teglia da forno rivestita con carta forno. Li spennello con un tuorlo e due cucchiai di latte. Spennello le pizzette, le barchette solo sul bordo. Alterno dei semi di sesamo e dei semi di zucca. Puoi usare anche dei semi di papavero. I semi di zucca li ho sbriciolati. Nelle pizzette metto un po' di pomodoro al centro, solo successivamente metterò della mozzarella o altro condimento. A questo punto fai rilassare gli antipastini perlomeno per 20 minuti o fino a quando non avranno raddoppiato di volume e poi inforna nel forno già caldo statico a 200 gradi per 15 minuti o fino a doratura desiderata. Dopo 18 minuti di cottura circa tolgo dal forno i panini. Per quel che riguarda le pizzette, a questo punto puoi farcirle come vuoi, rimetterle in forno per 5 minuti. Per esempio puoi metterci della mozzarella, delle acciughe, dei capperi, farciscile come preferisci. Tolgo intanto i panini che farcirò successivamente e lascio le pizzette. Le farcisco con qualche pezzetto di mozzarella, qualche filetto di acciuga e qualche cappero. Metto un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e inforno nuovamente a 180 gradi per 5 minuti o fino a quando non si sarà sciolta la mozzarella. E mentre le pizzette stanno finendo la cottura, facciamo questi panini sofficissimi. Sono qualcosa di eccezionale. Ho preparato del formaggio fresco spalmabile con del salmone affumicato e dell'erba cipollina. La sistemo all'interno del panino. Ci mettiamo un'oliva e lo fermiamo con uno stuzzicadenti. Facciamo questo panino sempre con del formaggio spalmabile, delle acciughine marinate in aglio e prezzemolo e dei capperi. Un'altra farcitura molto tradizionale può essere con del burro e del prosciutto crudo. Procedi in questo modo fino a farcirli come ti piace. Nel frattempo ho tolto le pizzette dal forno, guarda che meraviglia! Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se ti è piaciuta fammelo sapere con un like oppure un commento sotto il video. Iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Ciao e alla prossima ricetta!